Weekend lungo di Pasqua. Si parte. Dove si va? Boh. Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo. Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi alla fine siamo tornati qui al Prato Magno per questo weekend di Pasqua. Domani ci sposteremo in un paesino sopra Firenze per andare al pranzo di Pasqua con i parenti di Erika e nel pomeriggio ripartiremo per una meta ancora da definire. Però oggi, sperando che il tempo tiene, proveremo ad arrampicare qui al Prato Magno, che l'ultima volta il tempo non è stato clemente e anche stavolta non sembra granché. Pensavamo domani, prima di partire per Firenze da quassù, di svegliarsi presto e andare a fare un trail running, una corsa sui sentieri, così da testare anche le nuove Brooks Caldera 7 che ho acquistato la settimana scorsa da Nencini a Valdarno. La prima sensazione appena l'ho messa a negozio è stata veramente di un comfort immenso. Morbidezza, che è quello di cui ho bisogno io, perché come dicevo nell'altro video, io non sono un runner. Corro per intensificare la mia attività di alpinismo, i miei allenamenti della mia attività di alpinismo. Quindi ho bisogno di una scarpa che mi permetta di non farmi male, quindi una scarpa morbida, non da prestazioni. E la prima sensazione è stata come di stare con i piedi su un cuscino, proprio bellissima, e una rullata che ti butta proprio in avanti quando corri. Ora l'ho provata solo dentro il negozio, quindi domani mattina, magari se riusciamo, mi piacerebbe fare questa prova, questo test, in previsione anche della mangiata del giorno di Pasqua. Corsa di trail che vorremmo fare anche per vedere i sentieri qua intorno e eventualmente preparare un trekking per quest'estate di un paio di giorni dormendo in tenda. Questo posto mi attira molto da quel punto di vista, anche dal punto di vista della caccia fotografica, ma sono curioso di vedere come saranno i sentieri, così correndo magari troviamo qualcosa di interessante e scegliamo un itinerario anche per quest'estate per fare questo trekking. Ah.
no. No, la ferrata. Eh? Non c'è una. Allora. Non lo vedo. Facciamo un PR. Allora facciamo un PR. Thank you.
mattina andata o quasi, adesso fine giornata, appena chiuso un bel 6C di strapiombo, di continuità, bello tosto, al secondo giro, contento, e ora vediamo se faccio qualcos'altro. Anche Erika è andata benissimo, tra l'altro, molto molto bene, sta riprendendo molto bene, e adesso vediamo se facciamo qualche altra via oppure la chiudiamo qui. Sono quasi le 3 del pomeriggio e il tempo, come vedete, ha peggiorato di molto e si è alzato il vento e comincia a essere un po' freschino. Che bello il sasso in vino? Poco. Dopo una giornata d'arrampicata infaticate, arriva la sera e ti rendi conto che non vorresti essere in nessun altro posto. Ma basta poco, anche un pezzo di carne sulla brace o sulla griglia, come stasera. Sì, sul fanellino da campeggio e mezza tazza di vino. Alla vostra. Voi e a noi, con lo spirito avventuriero. Il pensiero in alto al cielo, madre natura, che intorno a me è lì, tatuata sulla mia schiena, è sempre presente. Questa è una serata un po' pensierosa, ma non è detto che siano pensieri cattivi, anzi. Certe volte comincio a fare pensieri sulla mia vita, sul mio futuro, e fondamentalmente quello che voglio è questo. Voglio l'avventura, voglio viaggiare, voglio uscire, voglio, non voglio le catene. Fondamentalmente quello che voglio è questo: avventura. Il mio spirito è uno spirito avventuriero e non come ho detto altre volte, finché posso, finché potrò. Voglio vivere così.